heart is ablow, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Immancabile, immancabile, perché questo è il Danubio, questa è Budapest, la crociera sul fiume, magari anche al tramonto come stiamo facendo noi, va bene un po' a tutte le ore a seconda delle proprie passioni personali, si può fare la cena, si può fare di sera, si può fare tardi, magari brindando con dello champagne, è un appuntamento, lo dicevamo, irrinunciabile di Budapest, non costa nemmeno tanto, ce la si cava con un 10, 12, 15 euro a testa a seconda dell'ora scelta e del servizio che poi viene fatto, ed è uno scivolare lungo i palazzi splendidi della storia, uno scivolare sotto i ponti. Il ponte delle catene in questo momento è in restauro, durerà un paio d'anni, ma insomma un'atmosfera davvero unica, romantica, piacevole, sempre fresca, perché insomma Budapest è quello che è, però una bella oretta. In a world of green and blue, see channel right in front of you, see the canyons broken by cloud, see the tuna fleets clearing the sea out, see the bedwind fires at night, see the oil fields at first light, and see the bird with the leaf in her mouth, after the flood all the colors came. Eccolo qui il Parlamento di Budapest, che è orgoglio non soltanto della città, ma è orgoglio nazionale. Un edificio neogotico molto molto bello e attraente, fa davvero da calamita per tutti quelli che passano in città o per quelli che, come stiamo facendo noi in questo momento, ci passano davanti con la crociera sul Danubio. Il Danubio taglia la città, da un lato Buda con le sue chiese gotiche circondata dalle mura difensive della città vecchia, dall'altra Pest con il Parlamento, i mercati più belli, il quartiere ebraico, palazzi splendidi e una vivace vita notturna. Buda è più austera di Pest, sono le due anime della città. Sulla collina che guarda Pest dall'alto e regala così un bellissimo panorama, ci sono anche i segni della storia. L'antica Obuda, quella che fu rasa al suolo dai mongoli, era qui e questa fu la capitale prima di essere unita a Pest. Sempre a Buda iniziò la rivolta popolare contro il regime comunista. Era il 23 ottobre 1956 e 50.000 universitari si radunarono sulla collina scandendo slogan antisovietici. Sappiamo come finì. Arrivarono i carri armati con la Stella Rossa, la repressione fu selvaggia, i morti furono migliaia. Left in my mind, I sing in the reaches, we'll see what we find.
A Buda ci sono alcuni dei luoghi più interessanti della città. Il bastione dei pescatori in stile neogotico ma relativamente recente, anche se sembra medievale, fu costruito tra la fine del 1800 e i primi anni del 1900. Si chiama così perché proprio la corporazione dei pescatori era incaricata di difendere questo tratto della città. Le torri rappresentano le tribù magiare. Sempre qui si trovano la città vecchia e il Palazzo Reale, dove sorgeva il castello costruito nel XIII secolo che oggi ospita due musei. La statua è di Stefano d'Ungheria, il primo re ungherese, siamo a cavallo dell'anno 1000, venerato anche come santo fondatore della nazione. Quattro passi su questo ponte che è molto amato, lo chiamano il Ponte Verde perché come vedete è verde, in realtà si chiamerebbe Ponte della Libertà o dell'Indipendenza, anche se originariamente venne dedicato a Francesco Giuseppe. È un ponte ricco di simbologie, vedete in cima al pilone il Turul, che è un uccello che non esiste, un po' aquila, un po' grifone, e poi la corona del primo re Stefano e il simbolo della grande, lo stemma della grande Ungheria. Un bellissimo ponte, appunto, molto molto amato. Affacciati come splendidi balconi panoramici, i ponti di Budapest narrano ciascuno una propria storia. Quello intitolato ad Elisabetta, bianco e semplice, è molto amato perché fu il primo ad essere riaperto dopo la Seconda Guerra Mondiale e la distruzione della città. Segnò la rinascita. Il Ponte delle Catene è il più antico e secondo molti anche il più bello. Fu anche un esperimento di democrazia perché proprio in quanto primo ponte a collegare le due parti, Buda e Pest, anche i membri della nobiltà furono obbligati a pagare il pedaggio ogni volta che lo attraversavano. Lungo il Danubio è anche segnata la storia moderna, con un monumento in particolare, il Monumento delle Scarpe, un memoriale dell'Olocausto. Il Monumento delle Scarpe lo chiamano, è in un tratto di lungo Danubio, poco dopo il Parlamento, di fronte al bastione del pescatore, e ricorda la Shoah, venne fatto nel 2005 proprio per ricordare, per celebrare la tragedia degli ebrei di Budapest. Proprio da questo punto venivano buttati nel Danubio e uccisi, ovviamente. Ricorda drammaticamente un padiglione dello Yad Vashem, il museo dell'Olocausto di Gerusalemme, proprio con centinaia e centinaia di scarpe di chi era rimasto poi vittima nei campi di sterminio. Un momento di così davvero di raccoglimento che viene celebrato anche con delle rose, con delle candele, con delle piccole corone bianche, proprio perché insomma ebrei di ogni età vennero massacrati qui. Allora, Budapest da molti anni, negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, così un po' in maniera più specifica,
ha visto, diciamo, una rivoluzione per, soprattutto per quanto riguarda l'infrastruttura, diciamo, della città e quindi anche del turismo. Budapest è una città che negli anni si è dimostrata sempre più una città cosmopolita, ma che nonostante tutto negli anni non ha mai perso il rapporto e l'equilibrio tra cultura locale e storia. Una storia millenaria che c'è in Ungheria, che tuttora, tutt'oggi è ancora presente e visibile, soprattutto a livello infrastrutturale, ricostruzioni quindi nella città, ma reperibile anche soprattutto per quanto riguarda per esempio, diciamo, gli impianti termali, che sono dei doni, se così possiamo definirli, che ci sono stati dati prima dall'impero romano e poi dall'impero ottomano, ma che noi ungheresi, il popolo ungherese nello specifico, è riuscito a mantenere nei secoli. Budapest è sinonimo anche di terme, di bagni, come li chiamano loro. È una tradizione piacevole, un modo anche per rilassarsi, e gli stabilimenti di terme sono tanti. Alcuni hanno una storia clamorosa, come questo di Gellert, dove ci troviamo in questo momento, ma ce ne sono appunto tanti, molti dei quali sono costruiti nello stile secessione, come è questo qua, proprio perché all'inizio del Novecento vennero realizzati con grande cura. Oggi sono un ritrovo per il benessere, per ogni tipo poi di cura estetica. Qui venendo si può fare pedicure, manicure, trattamenti, eccetera, eccetera. E sono una grande curiosità per chi viene a visitare Budapest e una piacevolissima abitudine per chi invece a Budapest vive su un terreno che nasconde e propone 123 fonti termali. C'è un ricco menù di proposte terapeutiche per le terme, indicate per tutto quello che riguarda problemi articolari, reumatismi, decorsi postoperatori, perfino problemi gastrici e digestivi. Ma c'è soprattutto il desiderio di rilassarsi, di stare bene. Gli ungheresi poi sono tendenzialmente allegri e amano divertirsi. Così anche per le terme si sono inventati party notturni, sembra siano vivacissimi. Anche d'inverno, quando magari nevica e in acqua si sta belli caldi. What if you did? What if you walked? What if you
siamo nel mercato coperto di Budapest, dove la gente viene naturalmente a fare la spesa. È molto bello, tutti i banchi sono particolarmente curati, l'architettura, la struttura anche è estremamente interessante, una costruzione di fine Ottocento. Tra le delizie e le curiosità, la zucca, barbabietola, c'è questa che è la radice del prezzemolo. Ora, noi non ci facciamo niente con la radice del prezzemolo, qui invece viene molto usata perché si fa a pezzettini piccoli e si cucina nella zuppa goulash. Il goulash può essere fatto come un nostro spezzatino più, diciamo, non brodoso, ma può essere anche la zuppa. E per dare particolare sapore alla zucca viene usato la radice del prezzemolo. Eccola qua. Quelle che Zoli sta sistemando sono ali di anatra, eccole là, e loro le preparano al forno un po' croccanti, se ne mangeranno una ventina ciascuno, e sono molto buone, molto ricercate, è un piatto tradizionale proprio della cucina casalinga ungherese. Una cosa non perde sicuramente quando si viene in Ungheria è il vino. Ve ne voglio consigliare tre in modo particolare. Il primo è il Tokaj Asu, che appunto, come dice il nome stesso, proviene dalla regione del Tokaj, un vino molto 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 dolce e molto conosciuto in tutto il mondo. Il secondo è un vino rosso, uno corposo, diciamo, 14 gradi, il sangue di toro di Eger, anche chiamato in ungherese Egri Bikaver, molto famoso anche in Ungheria e molto conosciuto anche a livello europeo. La terza qualità di vino che vi andrei a consigliare è quello di, parlerei di un rosato che viene dalla regione di Pec, quindi la regione più mediterranea, come noi ci piace chiamarla in Ungheria, quindi più a sud dell'Ungheria. Un vino amabile, non troppo secco, abbastanza dolce allo stesso tempo, che va bene per qualsiasi pietanza, sia se si tratti di pesce che si tratti di carne. La cucina ungherese è bella robusta e saporita e stasera abbiamo anche una sorpresa. Allora andiamo a cena da Marta, dice il codice 17 che non è che proprio porti benissimo, speriamo bene. Vediamo se apre. Call. Suona. Dice che ci aspetta un goulash fatto però a zuppa. Ah, che bello però. Eccola, ciao Marta. Arriviamo. Eccoci a casa di Marta che ci accoglie come fanno sempre gli ungheresi, cioè con una boccia di grappa fatta in casa. Questa in particolare è all'albicocca e lei dice essere un pochino più forte di quella commerciale, quindi saremo stesi ancora prima di cominciare la cena. E allora, let's drink. De grappa, la brindiamo insieme. Allora, beviamo, eccolo qua, Marta. Io sono spaventato. Non basta. Adesso non pensiate che io mi cimenti ai fornelli, perché questa è una parannanza che useremo per non macchiarci quando mangeremo le delizie che Martina ci ha preparato. Lei cucina, io divoro come al solito. Dico, che mi tocca fa? Io non lo so, vengo a Budapest a mangiare il goulash, la zuppa, il pollo con la paprika e poi mi fa pure pelare tutto qua. Col rischio che mi taglio il dito. That's enough, eh?
That's your time. Thank you very much. Quindi questo è il peperone che loro usano, mangiano molto, giallo, e nel goulash dice che ci sta benissimo. Yeah. Like my dog. Oh yeah. All together or just some... All together. Sono un vero maestro, me lo dice la mia amica Marta. Manco Nerone. Hola, e uno, e due, e tre, e quattro, e cinque. Che devo fare? Allora adesso è il momento di aggiungere i peperoni che loro chiamano paprika. Pum, è come fosse un suo uomo. Qui mescoliamo ancora. E poi il pomodoro, via. E adesso non so, non c'è altro da aggiungere, qui bisogna soltanto mescolare ancora. Lei con il suo potente braccio piuttosto che io con la mia, mettiamo il coperchio e aspettiamo che diventi una meraviglia. Eccolo qua, tra poco ce lo divoriamo. Yeah. Thank you, compliments. Para, para, para. Eccolo il goulash, volete vederlo un pochettino con la zuppa? Eccola qua, guardate che meraviglia. Adesso la portiamo a tavola e con Noemi, la mia guida, ce la spaparanziamo. Oh, ah, beh, il cetriolo non poteva mancare. Ma il cetriolo che fai, lo mischi insieme? Non si mette come, si mangia come un contorno, invece... Ce lo mettiamo, ecco la cetriolone, vabbè. E allora come tradizione in Ungheria la cena finisce con una grappa, anche questa è all'albicocca profumata, sufficientemente forte per digerire questa passeggiata di goulash che ci siamo fatti. E allora Noemi, evviva, evviva, grazie, evviva, salute.